Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, vi spiegherò come modificare il cielo nelle vostre foto. Se mi seguite su Instagram, e vi invito a farlo se non lo fate ancora, @notterin, avrete visto sicuramente che ultimamente sto postando delle foto un po' particolari, tra virgolette, che sono più che altro delle foto di monumenti di Napoli, come per esempio il Castel dell'Ovo e il Castel Sant'Elmo, che però hanno dei cieli che secondo me sono particolarmente belli. Come ho fatto a fotografare questi cieli? Ovviamente non sempre c'è la possibilità di fare delle foto del genere, perché non sempre purtroppo c'è cielo che sia così bello, però ci sono delle applicazioni che ci possono aiutare. Non so per iPhone se c'è qualcos'altro di meglio, se non erro sì, ma per Android ho trovato solamente un'unica applicazione, che è esattamente Picnic. Sì, ok, non c'entra molto con il cielo Picnic, però l'applicazione si chiama così, quindi la prendiamo così come viene. Bene, cosa ci consente di fare Picnic? Ovviamente cambiare il cielo alle nostre immagini. Voi andate lì, aprite la galleria, selezionate l'immagine che vi interessa modificare e una volta fatto ciò avrete a disposizione tutti i vari effetti del cielo per vedere quale ci sta meglio sulla foto. Ovviamente oltre al cielo andrà a cambiare anche la luminosità della foto. Quindi ovviamente invece di magari essere su tonalità grigia, se il cielo è di tonalità arancione, andrà di tonalità arancione anche la foto. Ovviamente per arrivare a un risultato decente o comunque bello c'è bisogno di una foto buona già in partenza, quindi ovviamente se scattate una foto scurissima che non si vede bene eccetera, magari di notte ovviamente l'app non potrà fare miracoli e quindi il risultato della foto sarà veramente brutto oppure sarà addirittura inutilizzabile. Quindi una volta selezionata la fotografia che vi interessa, voi andrete a cambiare il cielo e una volta che avrete raggiunto l'effetto del cielo desiderato, salverete la foto e la potrete già caricare su Instagram. Secondo me questo potrebbe essere un metodo davvero molto carino per modificare il cielo delle vostre foto, soprattutto quando avete delle tonalità un po' grigiastre che non vi piacciono e che magari secondo voi rovinano quella che invece potrebbe essere la foto con un cielo di colore diverso. Ovviamente per cambiare il cielo delle foto c'è anche la possibilità di usare Photoshop, ma se volete fare una cosa in modo davvero molto veloce, davvero molto semplice, utilizzando solo il vostro smartphone, Picnic è l'app giusta che fa per voi. Quindi io direi di non perderci ancora in chiacchiere e passare subito all'app, così vi faccio vedere il funzionamento vero e proprio di questa applicazione. Ed eccoci qua. Allora, ho varie cartelle, ma a noi ci interessa aprire la cartella foto. Prendiamo l'applicazione Picnic, come potete vedere, e la andiamo ad aprire. Si presenterà in questo modo, Sunset in the Morning, e ovviamente con il background che cambia man mano. Andiamo a selezionare una foto dalla galleria. Ok, presa per esempio questa foto che ho scattato al mare quest'estate, possiamo cambiare il cielo. Quindi, ovviamente, man mano ci andrà a modificare anche la luminosità. Tipo qua, come vedete, nell'effetto macaron c'è una tonalità di violetto, pure c'è Candy, c'è Blossom, questo qui, e tutti i vari effetti che ovviamente esistono, tipo questo, poi c'è anche Night, che qua non funziona troppo bene, però ovviamente ogni foto ha il suo cielo, tra virgolette, a cui va bene. Allora, vediamo un attimo se trovo quello che uso di solito, così magari ve lo faccio vedere. Tipo c'è anche Rainbow che vi fa questo effetto con l'arcobaleno, che secondo me è davvero molto molto carino. Wine Paradise, che è secondo me davvero molto molto figo. E qua, come vedete, potete anche modificare l'effetto. Ad esempio, se andiamo a modificare questi parametri, ovviamente cambierà anche il look della nostra foto. Mettiamo caso che vogliamo salvare la foto così com'è, anche se così è davvero brutta, vorrei dire. Facciamo salva, quindi clicchiamo qua sopra e l'avrà salvata, come vedete. Quindi possiamo tranquillamente chiudere la nostra applicazione e la troveremo nella galleria. Quindi non dovremo fare altro che entrare su Instagram. E una volta entrati su Instagram, ovviamente andremo a pubblicare il nostro post. Queste sono le due foto che vi dicevo io, questa di Castel dell'Ovo e questa di Castel Sant'Elmo. Qua ho usato appunto l'applicazione
Forse qui questo grigino non ci dovrebbe essere, però di solito funziona davvero molto bene. Me ne sono accorta solamente adesso, tra l'altro. Però tipo qua a Castel dell'Ovo, alla foto di Castel dell'Ovo, non gli si può dire veramente nulla, perché comunque considerate che è un'applicazione che fa tutto in automatico con un unico clic, quindi non ci possiamo lamentare. Tra l'altro ha fatto anche 585 mi piace, quindi ciò vuol dire che comunque alla gente è piaciuta. Quindi ragazzi, questo era tutto. Spero che quest'app vi possa essere utile per i vostri futuri scatti fotografici di panorami. Ormai siamo abituati a vedere scatti panoramici di monumenti, eccetera, quasi tutti i giorni e quindi magari anche qualche volta ci piacerebbe sperimentare. Io credo che quest'app possa essere davvero molto utile, soprattutto quando si apprende appieno il suo funzionamento, quindi ovviamente si capisce qual è l'effetto più giusto per una foto, eccetera, e si riescono a mescolare bene i colori. Quindi continuerò ad utilizzarla e cercherò di non fare più errori, tipo quella di Castel Sant'Elmo, ma quello è un altro dettaglio. Magari potrei provare a fare una cosa del genere anche usando Photoshop, anche se il procedimento ovviamente sarà più lungo, però di sicuro i risultati saranno migliori. E chissà, magari vi potrei anche portare un futuro video riguardo appunto il come modificare il cielo nelle foto, però per quanto riguarda Photoshop. Io comunque resto dell'opinione che se ti serve fare una cosa in modo veloce, le app che te la fanno appunto siano la cosa più bella del mondo, perché cioè non devi stare lì a perdere tempo, ma in 5 minuti hai la tua foto bella e che pronta, ammesso che sia comunque un risultato accettabile, perché altrimenti se ci sono dei problemi di fondo, insomma, è un po' impossibile che un'app riesca a risolverteli. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, lo so che oggi è giovedì e sarebbe dovuto uscire un video di avventure napoletane, ma questa settimana non ho fatto assolutamente niente, anziché studiare tutto il santo giorno, e quindi non avevo contenuti interessanti da farvi vedere. Vi farò perdonare settimana prossima, anche perché settimana prossima devo andare a vedere una mostra di Andy Warhol a un museo qui a Napoli, e quindi magari vi porto con me e andiamo a vederci questa mostra di Andy Warhol. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così sarà lasciare un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!